E buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi un'altra video intervista esclusiva con un ospite eccezionale che ha fatto grandi cose online con la sua attività, e eh, ve lo voglio presentare: parleremo di cervello, di brain, della nostra mente, di come eh, potenziarla, sfruttarla al massimo eh, in ogni situazione. Quindi, ho, ho avuto la fortuna di invitare qui un ospite che presenterò. Tra pochissimo seguite la diretta fino in fondo perché ho intenzione di fargli molte domande e sono domande interessanti per eh, professionisti, imprenditori che intendono sviluppare eh, il proprio potenziale mentale e anche online perché ci racconterà un po' come poi lei ha, ha promosso questa attività. È una lei ed è anche molto conosciuta quindi mi fa molto piacere averla qui e sono sicuro che vi servirà tantissimo questa, eh, questo video. Quindi, prima di introdurre l'ospite, ricordo, noi ehm, abbiamo un canale YouTube, il canale è Performance Pay Per Click, ve lo aggiungo qua, eccoci qua, cercateci in YouTube, mettete un mi piace a questo video, seguite il canale perché stiamo pubblicando veramente un sacco di contenuti interessanti sul eh, far crescere il proprio business nell'online, nel digitale con consigli sia sul marketing che sulla gestione, il management, che anche sulle innovazioni delle nuove tecnologie come il web track. Benissimo, io vi ho fatto questa introduzione. Eh, ricordo, se qualcuno poi ci eh, vuole cercare direttamente, abbiamo anche il nostro sito performance pay per click. Siamo Luca e Fabio Faccini. Seguiteci, insomma, e condividiamo spesso un sacco di contenuti utili. Bene, io direi che è il momento, questo è il nostro sito, è quello qui che sta caricando e questi siamo noi. È il momento direi adesso di togliere la condivisione e fare entrare un ospite, però prima faccio la corretta introduzione, ok? Stiamo parlando di Brain Care, quindi condivido anche questo schermo. E stiamo parlando di una professionista eh, che opera nell'ambito clinico eh, in specializzato nella neurologia da eh, più di 25 anni, ehm, come medico specializzato in medicina riabilitativa e anche eh, in neuroscienze. Uh, ha fondato Brain Care che è un'azienda, sto leggendo qui la presentazione perché ci sono un sacco di cose da dire su di lei che è un'azienda che si occupa appunto di neuroscienze e dello sviluppo mentale eh, poi lei ce lo spiegherà meglio, ok, perché non è il mio campo però eh, lavora anche con Atenei come quello di Padova, Torino, eh, Aquila, Firenze, Napoli leggo tra i suoi assistiti personaggi interessanti come Federico Fellini e a, addirittura la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. Quindi voglio che mi spieghi un po' come ha lavorato anche con mh, questi, questi personaggi. Introduco oggi qui Anna Cantagallo che è venuta a trovarci e mi fa tantissimo piacere e ora condividiamo questo streaming con te. Ciao Anna, buongiorno, grazie di essere qua. Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a voi della vostra così gremita community. Ci fa molto piacere averti qui, appunto, ti ho strappato mezz'oretta e cercherò di strapparti tutte le informazioni, sia appunto su quello che fai tu, come può essere utile agli imprenditori professionisti, che eh, anche poi come hai, hai utilizzato il marketing online per promuovere la tua attività. Um, quindi parto subito a dire, io l'ho spiegata un po' male perché non è la mia materia, parlaci tu di brain care e di quello che fate eh, e di come aiutate le aziende, i professionisti o le persone anche. Eh, in questo ambito qua. Allora, Brain care, eh, si è posta sempre il perché, no? Di perché fa, <ride> perché fa le cose. E quindi qual è il nostro why, no? Direbbe Simon Sinek. Mm. Il nostro why è, è duplice, è nato duplice. In primis aiutiamo le persone che hanno un grave disturbo, una patologia di tipo neurologico, ovviamente io sono neurologo, e sono fisiatra, quindi, le persone che perdono tutto all'improvviso, perdono la capacità eh, di muoversi, la capacità di capire, la capacità di memorizzare, quindi la perdita anche dell'autonomia. Quindi, è un momento di forte dolore in cui noi aiutiamo le persone che hanno questo forte dolore, questa grave perdita, a, a recuperare il più possibile e aiutiamo non solo il paziente, ma anche i loro familiari. E questa è la parte clinica, diciamo, la parte proprio della disabilità. Inoltre aiutiamo anche le persone che pur non avendo nessun disturbo, pur non avendo nessuna difficoltà, pur stando bene, molto bene anzi, però vogliono sempre di più. Hai presente quelle persone che sono sempre vogliose di migliorarsi? No? Eh, allora io penso che sia importante proprio aiutare queste persone che hanno sempre curiosità, desiderio di crescere. E semplicemente vogliono di più, vogliono di più dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale, quindi della loro, dalla loro mente, dalle loro emozioni, dalla loro parte cognitiva, quindi il cervello e quindi vogliono guidare un po' il loro cervello. Noi li aiutiamo proprio a guidare il proprio cervello. E questi sono, io li chiamo, il mondo dell'iperabilità, coloro che hanno già grandi abilità. Pensiamo agli imprenditori, pensiamo agli sportivi, pensiamo alle persone che sono già delle eccellenze, ma proprio perché sono delle eccellenze devono sempre sfidarsi e continuare a mantenere alta l'asticella. Ecco, questi due mondi pur essendo così diversi, no? Tu dici, ma sono mondi molto diversi, la disabilità e l'iperabilità. Però sono mondi che si accompagnano, si, diciamo, si assomigliano, perché comunque hanno una grande sete, una grande bisogno, una grande necessità di migliorarsi. E questo è veramente per noi il nostro, il nostro why, il nostro perché. E recentemente, ecco ti dico anche il terzo why, che così poi ti introduco anche un altro argomento, recentemente abbiamo però detto ok queste persone sono diciamo difficili nella complessità dei casi, no? la disabilità oppure appunto l'iperabilità perché lavorare con le frecce tricolori è stato oltremodo difficile però sono quelle persone che ti danno soddisfazione, no? perché eh, avendo già delle grandi abilità eh, o hanno perso le loro abilità, sono molto motivate. Invece le persone con le quali si fa un pochino più fatica, il nostro challenge, la nostra sfida recente è stata la proprio la popolazione che sta in mezzo tra questi due estremi mm. il cosiddetto soggetto normale, no? È soggetto che magari ehm, aumenta gli anni della propria vita, arriva ai 50 e 60, magari si accontenta del fatto che la memoria possa calare fisiologicamente, non fa nulla per migliorarsi, mette su un po' di peso, magari si lascia andare fisicamente. Ecco questo forse è il caso più difficile da seguire, cioè eh, fare in modo che le persone pensino alla loro prevenzione sia a livello fisico che a livello cognitivo e sensoriale. E quindi eh, è stato questa è stata proprio l'ultima sfida, il nostro terzo perché, diciamo, ed è proprio la persona che eh, deve mantenere, vuole mantenere una mente giovane e ovviamente la mente giovane permette anche un corpo giovane, quindi indipendentemente dall'età. E proprio per questo è nato poi all'interno di Braincare un progetto che si chiama Mente Giovane, che è quello della prevenzione. Ecco, queste o sono un po, po' le grandi linee, diciamo, di Braincare. Dopo, faccio vedere anche le vostre pagine. Uh, sì, anzi, sì. Da certo. sotto, vedete, ci sono i link ai siti principali di, di Braincare, di Anna Cantagallo. Quindi, se volete andare a, a dare un occhio, volevo chiederti però eh, qualcosa nella pratica eh, del vostro lavoro. quindi… Eh, sì. Che cosa differenzia un po' da, dal coaching, sì. dai coach che ti aiutano a raggiungere i risultati e, e come sì. applichi le neuroscienze nella tua disciplina per sì. appunto ottenere questi risultati. Allora, noi tutti siamo anche coach, però coach è una metodologia, okay? è uno strumento. In realtà qui ci sono le basi scientifiche, cioè nell'ambito di brain care c'è cioè proprio. La base scientifica delle neuroscienze della medicina proprio applicata alla salute delle persone, sia che la persona abbia un disturbo, sia che la persona non abbia un disturbo. Per cui quello che differenzia tantissimo noi è che noi siamo sanitari, siamo proprio coloro che riescono ad aprire il cervello, non so come dire, a vedere una risonanza, a vedere come funziona, a leggere un elettroencefalogramma. Facciamo tantissime valutazioni strumentali, tecnologicamente molto avanzate, usiamo strumenti non solo per la valutazione, quindi l'assessment, ma anche proprio per la terapia, per l'allenamento, per il training. E quindi qui lavorando con le complesse tecnologie abbiamo proprio le competenze di base scientifiche, neuroscientifiche. Questa è la grande differenza. Eh, io se c'è bisogno, eh, se la persona ha un un periodo di particolare stress posso prescrivere farmaci, posso prescrivere esami strumentali, eh, usiamo tecniche sia diciamo, di eh, allenamento mentale che anche eh, farmaci e che anche strumentazioni complesse che possiamo applicare sulla persona, per esempio stimolazioni elettrico-corticali, ti faccio un esempio che ovviamente può essere diciamo, utilizzata solo da una persona sanitaria che ha competenze di neuroscienze applicate. Quindi il nostro centro si differenzia innanzitutto per le competenze di base scientifiche, neuroscientifiche, poi si differenzia per il fatto di essere un team interprofessionale. Io non potrei lavorare senza avere nel mio team psicologi, psicoterapeuti, neuropsicologi, sia dell'età adulta che dell'età dell'infanzia, eh, personal trainer, fisioterapisti, nutrizionisti, genetisti e così via. È okay? un team veramente integrato l'alta tecnologia come ti dicevo prima e poi un'altra cosa che ci caratterizza tantissimo ma ormai da lontano 2008 quindi non è certo questo della pandemia la via telematica la via telematica è un'altra caratteristica che eh, ci ha fatto vincere tra l'altro anche un premio al polimi tantissimi anni fa eh, quindi al politecnico di milano proprio per avere tutto in cloud e per avere eh, tantissima tecnologia che ci permette di raggiungere il caso che seguiamo, sia che sia paziente, sia che sia iperabile imprenditore, anche in lontananza, quindi via telematica. E questo lo facciamo dal 2008, abbiamo scritto anche un libro su questo, tra i vari libri c'è anche un libro proprio sulla telestimolazione cognitiva, come si può fare anche a distanza. Quindi voi eravate già pronti al, al tempo del lockdown, quindi non avete assolutamente subito un po' come noi siamo nati in remoto, continuiamo a lavorare in remoto. Esatto. Per... Da esatto. Io penso che la pandemia abbia fatto capire finalmente quanto sia importante eh, eh, attenzionare eh, la nostra salute e come sia importante eh, il digitale. E penso che finalmente abbiamo sdoganato questi due grandi argomenti, perché salute sì. digitale, che spesso vanno insieme, nel nostro caso da sempre vanno insieme è una collaborazione proficua e fanno vivere meglio le persone. E finalmente lo abbiamo capito e quindi attenzione alla nostra salute e usiamo il digitale quanto più possibile. Su questo sono assolutamente d'accordo, ecco. Fantastico, eh, io... infatti stavo condividendo anche qui la, sì? la, la vostra pagina Facebook di Mente Giovane. Sì, certo. Che, che quindi è la, il brand più rivolto al miglioramento, e il mantenimento uh, sì. della mente per le persone, e poi Brain esatto. Care, che mi diceva, un po' più uh, terapeutico come approccio. Esatto, esattamente. Tra l'altro, e... vedo che avete 10.000 follower per pagina, non è facile tenere su due pagine da 10.000 follower, quindi <ride> riuscire a questi livelli. Volevo appunto chiederti, pa passando un attimo al digital, visto che hai detto salute e digitale, certo. ehm, hai qualche consiglio su come arrivare ai tuoi numeri? Tu, vedo se guardate le pagine di, di Anna, cioè, vedete che i contenuti non mancano e anche l'interazione sociale che c'è sotto questi contenuti è interessante. Poi parleremo anche dei libri. Quindi, comunque, si vede che fai un gran lavoro. però eh, se hai qualche consiglio per aziende come te o professionisti. Che vogliono iniziare, vogliono aumentare il loro business nel digitale e si vogliono evolvere in questa maniera. Eh, avresti qualche consiglio da dare? Anche su LinkedIn vedo. Se andate nel profilo di Anna Cantagallo, vedete un 20.000 follower quasi. Quindi eh, non è tantissimo, ok? È tantissimo. Io ne so qualcosa. <ride> perché con fatica arriviamo a 1500. Cioè, a arrivare a questi follower non è facile vedere. dietro, c'è un, un bel lavoro. Noi ad esempio facciamo campagne pubblicitarie, cioè mettiamo poi i vostri contenuti davanti a tante persone, quelle giuste, però di fatto se non c'è la base sotto il contenuto o la strategia giusta non, non va da nessuna parte, no? Allora, guarda, ti dico uh, che l'evoluzione del nostro lavoro sui social è continua. Allora, la prima cosa è donare le proprie competenze. Noi abbiamo tantissime competenze e quando facciamo dirette, pensa che io faccio una diretta a settimana, ok? Io personalmente. Abbiamo dirette storiche, dirette revival, dirette con l'intervista di un fan attivo di mente giovane, l'intervista, una diretta invece di un giornalista che mi fa un'intervista sui contenuti dei miei libri. Quindi abbiamo vari tipi di diretta, ma mediamente ne ho una alla settimana. E, e eh, veramente abbiamo un uh, lavoro editoriale incredibile in modo tale da poter ogni diretta avere dei contenuti di valore che noi doniamo alle persone e anche consigli pratici finali da applicare subito. Eh, tra l'altro esiste poi all'interno della pagina Mente Giovane un gruppo chiuso che si chiama Laboratorio Mente Giovane dove noi in, in mettiamo anche degli esercizi che le persone possono fare e quindi si possono allenare ogni giorno. Per cinque giorni eccetto diciamo il giorno della diretta e la domenica, li lasciamo liberi la domenica finché si arriva alla diretta successiva. Per cui eh, accompagniamo le persone nel quotidiano proprio a fare esercizi in modo del tutto appunto regalato, donato proprio per la condivisione del piacere di eh, far conoscere le neuroscienze e poi da qui nascono relazioni, nascono. Uh, fanattivi che abbiamo continuamente la, la, lo zoccolo duro dei fanattivi veramente è incredibile pensa che alcuni sono venuti anche qui in Brenchere da lontano quelli sono venuti a Padova altri hanno ricevuto il libro in omaggio perché sono diventati fanattivi quindi veramente il lavoro è tantissimo recentemente ci siamo anche sbilanciati sul podcast quindi abbiamo anche un nuovo settore digitale che è molto interessante perché il podcast ci accompagna un po' quando camminiamo fuori, quando magari siamo in macchina, non abbiamo bisogno di vedere. Anche questo, l'udito ci permette attraverso la nostra voce, io lavoro tanto sulla voce, sulla voce terapeutica, sulla voce a colori, secondo il modello di Ciro Imparato, eh, è possibile eh, usare la voce per accompagnare le persone nel loro quotidiano. E quindi anche questa è la grande sfida recente. Eh, devo dire che eh, podcast come aspetto recente e come aspetto recente anche intervistare nella community persone che sono esempio di mente giovane, di una mente giovane che non è solo quella di Anna Cantagallo e del suo team, ma la mente giovane è in molti dei nostri fan attivi che possono essere coinvolti per. Avere delle pillole da suggerire agli altri loro colleghi di community. E questa, diciamo, eh, questo lavoro eh, gli anglosassoni dicono peer by peer, cioè pari a pari, è sicuramente quello più interessante. Ovviamente guidati da me, guidati canalizzati, ovviamente ehm, aiutandoci vicendevolmente tra l'esperto scientifico e, e l'esperto della strada. Ecco, diciamo così. Secondo me, questa commistione è, è veramente, la possibilità che chi segue la pagina, chi va online, si riconosca nella community, ma non tanto perché si riconosca in Anna Cantagallo, che è un modello di mente giovane, ma anche si riconosca eh, all'interno di altri pari. Ecco, questo lo trovo veramente la, la parte più vincente. Ecco, se voglio dare un suggerimento, se posso dare un suggerimento. Beh, questo è una cosa molto web 3, se posso dire, cioè distribuita, molto… Mentre nel web 2, ok, per chi non, non fosse pratico, web 2 è quello che abbiamo oggi, no? social network, Google, eh, tutto questo sistema di grandi aziende che ci danno la possibilità di fare questi contenuti. Eh, in questo mondo qua c'era sempre il guru sopra che distribuisce eh, contenuti, informazioni. E una delle visioni del web 3 invece è la community, no? Si baserà soprattutto sulle community. Quindi, tu entri in una community perché hai un certo interesse, e lì siamo tutti alla pari, ci scambiamo valore. E quindi essere dentro questa community, come è la tua, eh, ha un valore, no? già, già solo essere dentro lì. E quindi si crea una diversa forma di interazione molto molto più forte. Io ho visto: sono dentro alcune community eh, così distribuite e, e l'interazione è qualcosa di, di mai visto nel, in, nei gruppi, ad esempio Facebook che abbiamo adesso perché c'è molta partecipazione da parte delle certo. persone. E certo. tu quindi dici: il, il tuo segreto è stato dare contenuti, dare valore, dare informazioni senza avere paura di, di dare troppo gratuitamente. Ma, ma... Guarda, allora il nostro è sapere è così bisogno. forte, è così, è, diciamo, schillato, è così, eh, come dire, specialistico, che è impossibile condividere tutto. Poi il problema magari non è tanto il donare troppo, perché eh, diciamo, doniamo una piccolissima parte di quello che sappiamo, però per l'uditore, per chi viene, è tantissimo. Il problema potrebbe essere invece quello di trovare il linguaggio facile, il linguaggio comunicativo, il linguaggio appealing, perché talvolta potrebbe essere questo: no? i medici, gli psicologi possono usare termini che non sono così facilmente comprensibili e, soprattutto, anche non è tanto la difficoltà del termine, del lessico, ma potrebbe essere anche la modalità comunicativa, quindi. Eh, potrebbe essere anche l'entusiasmo e la voglia di motivare le persone, la necessità di motivare le persone. Quindi questi due aspetti, quindi un lessico da strada, semplice, ma comunque Vabbè. scientifico, e soprattutto l'entusiasmo, la passione, l'emozione, deve passare attraverso, cioè ci si deve divertire a venire in Breaker, se no eh, diventa una noia infinita, quindi come quando Vabbè. facciamo le dirette insieme, io mi sto divertendo in questo momento, scopriamo sempre cose nuove e questo deve passare perché... Ehm, e, 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 e intanto è sincero, è vero, è quello che si fa, e poi è, tra, è trascinante. Ecco, quindi anche questo è un aspetto su cui ci tengo tanto. Eh, tra l'altro, io ti ho conosciuta anche dal vivo perché frequentiamo una community di imprenditori insieme e, e praticamente si, si vede e mani energia, <ride> e mani energia solo a vederti, quindi sì. E questo lo stai facendo da, da tanti anni quindi complimenti perché insomma si vedono i risultati online ma derivano da tanto lavoro cioè tanti pensano che parto oggi pago due mesi di campagne pubblicitarie e arrivo subito al risultato invece è comunque una macchina che ha bisogno di un avvio no e ha bisogno di appunto intrattenere e poi è anche intrattenimento non è solo aiutare tecnicamente le persone ma è anche appunto farle sentire bene quindi essere di intrattenimento per loro, questo, eh, ci, ci credo molto anch'io in questa cosa. Vero. E, poi, e poi un altro aspetto ci vuole coerenza, no? se io parlo di entusiasmo, yeah. di energia, eh, è chiaro che bisogna averla, ma a questo mi viene molto facile, devo dire che io in genere dico, sai che cosa? Che lavoro sulla mente giovane, ma non per gli altri, in realtà perché io voglio mantenere una mente giovane e nel momento in cui io lavoro per la mia mente giovane faccio in modo che quello che ho studiato, che ho fatto, che ho sperimentato, poi lo regalo agli altri o comunque lo condivido. Poi ovviamente... Eh, dopo aver regalato nei social, eh, nelle situazioni anche di libri, quindi parleremo poi anche dei libri, eh, perché il libro lo si pubblica non tanto per il guadagno dal libro, ma più che altro perché c'è una condivisione, è un regalo, anche il libro è un regalo, perché il lavoro che sta dietro un libro è incredibile, veramente abbiamo lavorato un anno e mezzo per ciascuno dei due libri. Quindi eh, quando poi tu doni e sei l'esperto di quel settore, poi è gioco forza che le persone capiscano qual è il vero esperto delle neuroscienze in Italia e ti cerchino, ecco, e diventa anche molto bello ritrovare i nostri fan attivi tra i nostri pazienti qui in Branchese o tra i nostri clienti, quindi eh, veramente è un, un modo molto molto piacevole di ritrovarsi. E pensa che a proposito di telematica, scusami mi vengono in mente tante idee, sì, sì, sì. Eh, eh, noi siamo nati nel 2008 dove la via telematica era la via che eh, usavamo in aiuto alla via diretta, cioè la persona veniva qui in Brancher, ci conosceva, stabilivamo una... una Contratto terapeutico si dice proprio così: una relazione terapeutica e dopo per il mantenimento nel lungo termine anche al proprio domicilio e quant'altro la persona continuava online. Adesso in realtà a volte cominciamo direttamente dall'online, quindi lavoriamo online in primis e poi magari la persona viene qui in un secondo momento. E cosa è successo per esempio col digitale, con i social? Molto spesso le persone le conosciamo online e poi quando le vediamo dal vivo diciamo ah ma sei fatto così, ah, beh. sei alto, sei basso. <ride> Finalmente ci possiamo. siamo tutti uguali. Lo human touch, no? Finalmente lo scopriamo. Guarda, e, eh. Ed è piacevolissimo vederci poi tridimensionali, ecco quindi anche questo è plurisensoriale. Ieri ero a Milano a un evento, ho visto per la prima volta un mio collaboratore. Che è un anno che lavoriamo insieme, viene da Londra e ci siamo trovati. Ah, ma sei alto? Non sei bravo. Sì. No, è, è effettivamente è importante anche questa cosa, saper sfruttare il digitale che io dico sempre, non vuol dire. Eh, dover mettere su un CRM che non ti serve magari a niente e per poi scaricare il PNR, no, cioè eh, veramente ci sono cose utilissime da fare subito, cioè remotizzare il lavoro, avere un team magari distribuito, in parte distribuito, sfruttare quindi anche talenti da tutto il mondo, poter eh, erogare una parte o tutti i tuoi servizi online e ti dà tante più opportunità, no? Certo, quindi interessante, certo. sia per acquisire clienti che per fare il lavoro, poi il digital. Sì, sì. A digital Inteso così in maniera pratica, non istituzionale, dico io. Eh, due parole sui libri, dimmi un po', ehm, parlaci un attimo dei tuoi libri che hai scritto e come ti sono stati utili anche nelle tue attività, che oltre sicuramente avranno aiutato eh, i lettori, ma immagino poi anche a te siano stati utili, no? Allora, guarda, uh, come sono nati i miei libri? Allora, abbiamo libri scientifici e libri divulgativi. Anche questo è un argomento interessante. Allora, io ho scritto cinque libri scientifici che ovviamente sono per una nicchia molto ristretta, quindi medici, psicologi, operatori del settore e diciamo al momento, in questa occasione, ci interessano poco. Diciamo che nel 2002, eh, no scusa, nel 2010 più o meno, sì, nel 2010 ho scritto il mio primo libro scientifico e poi né, lì sono nati gli altri cinque. Invece eh, a fine degli anni... anni eh, <ride> Cos'è? Uno ogni due anni forse? <ride> sì, sì, sì. Ma più meno, sai, per, gestire per, sopra... libro, per gestire il libro, trascriverlo, poi redigere eh, la, prima co la prima bozza, poi correggere le bozze e quant'altro passa un anno e mezzo, due. Quindi diciamo ogni due anni, in effetti hai ragione, perché 2010, 12, 14, poi c'è stato quello sulla voce, sì. Alla fine di questa una cosa bella che, storia. Poi diciamo, che ci fanno dopo lavoro, no? Cioè dopo aver lavorato tutto il sì, giorno. Sì, beh, certo. Il libro, quindi ricordate che vedi l'impegno porta sempre a poi Esatto, eh. cioè quando è che scrivi i libri? Beh, in genere è la sera, Ma nel weekend tempo. oppure magari, non so, eh c'è una disdetta di un paziente, usi quell'ora per finire il capitolo, però certamente no. non è, eh, diciamo, il, il primo Moves della mattina, ecco, no. ehm, E poi mi, ci siamo detti, no? Siccome abbiamo detto, dopo questi due grandi perché, la disabilità, quindi libri scientifici in ambito medico, specialistico e quant'altro, l'iperabilità, però abbiamo detto, ma per coloro che invece vogliono migliorarsi, vogliono mantenere una mente giovane, appunto la prevenzione, oh, allora lì ho pensato di fare i nostri due libri, poi ti spiego anche la storia dei due libri perché è veramente incredibile. Sono questi, i due gemelli, primo volume e secondo volume, quindi quello rosso che è questo è il primo volume e, e il secondo volume in realtà vanno insieme, è una sorta di coppia, eh, sono dei gemelli e dei gemelli non uguali ma diversi, quindi non omozigoti ma eterozigoti. Perché il primo volume ha, scusami, il primo volume si sì, ha otto capitoli e a seguire ci sono gli altri otto capitoli su aumenti diversi. Questo perché quando mandai eh, la, um, la, la mia prima bozza del libro all'editore, l'editore mi scrisse: Beh, intanto vi dico come si intitola il libro: quel tesoro del tuo cervello, volume 1 e volume 2, esercizi e strategie per portare alla luce il potere del tuo cervello per una forma mentale, sempre elastica e creativa. Ok, le rimetto giù allora. Ehm, oh. Quando mandai il libro, che è un'opera unica di fatto di 16 capitoli, l'editore mi disse Anna, c'è un problema. Io allora dico: Vabbè, fa eh, non ti è piaciuto il libro? Ok, Amen, non lo pubblichiamo dopo tutto questo lavoro, capito? E invece lui mi ha detto: Guarda, è troppo lungo. Le persone non comprano 400 pagine di libro, facciamo intanto il primo volume con i primi otto capitoli, poi con calma pubblichiamo il secondo, e così abbiamo fatto. Ed è stata un'idea vincente, devo ringraziare Fausto. Così in una sola volta mi sono ritrovata due libri, hai capito? Allora, <ride> all <'alto. ride> Ideale! Allora, è una cosa che è successa anche a noi, perché noi ne abbiamo fatti quattro di uno dovevamo allora. farne uno, eh, però, di fatto, poi erano quattro argomenti completamente diversi sul digital marketing. E alla fine abbiamo deciso di fare quattro fascicoletti, così uno si legge la parte che gli interessa di più, è un imprenditore, quindi deve risparmiare tempo. E abbiamo detto: Così abbiamo una collection, una collezione esatto. di quattro libretti che uno può anche fare, appunto, e prendere, metterli tutti insieme in libreria. Sono quattro. Uh, no. Capitoli di un'unica grande collezione. Spiego soltanto una cosa sul, sul perché di questo libro: perché è un viaggio all'interno del nostro cervello, ci sono vari passaggi, varie, vari step, 18, sono 16 appunto passaggi: 16 funzioni. Si comincia dalle funzioni più semplici come la percezione, l'attenzione e via via a funzioni più complesse come la creatività la pianificazione, anche l'ultimo capitolo si intitola la spiritualità, che può essere anche scientifica, cioè spiegata in modo scientifico, mm. perché ci sono tutti gli aspetti che adesso non sto a spiegare. Comunque, anyway, il, eh, ogni capitolo eh, ha lo stesso schema, cioè eh, io comincio per ogni capitolo, per ogni argomento, quali sono i tuoi problemi? Li so già, perché in genere sono quelli che mi vengono a raccontare. Che cosa dicono le neuroscienze? Quali sono le curiosità che sono sempre quelle che eh, stupiscono le persone e poi che cosa puoi fare tu, eh, persona, per migliorarti. Quindi quali sono gli esercizi che puoi già fare. Quindi è pieno di esercizi, eh, tra l'altro le persone spesso ci eh, scrivono successivamente per dire come fare meglio quell'esercizio e poi magari da lì nascono delle cocce, nascono delle sedute proprio di... Ehm, colloqui medici, colloqui psicologici. Quindi è molto interessante poter eh, dare già uh, dell'applicativo e la patologia viene lasciata solo alla fine. Se non fai gli esercizi cosa ti potrebbe accadere nel tempo? <ride> quindi lo spauracchio c'è ma alla fine, ecco diciamo. Quindi e questo è questo un libro... Che... qui anche poi del, dei contatti interessati da questi libri, cioè già il libro che mi aiuta... Sì, certo. da a fare un primo step, però mette anche davanti le informazioni alle persone prima di, di conoscerti, di venire in studio. Esatto, da te. esatto. Sai e quante questo... persone sono venute per programmi nutrizionali, per migliorare il proprio fisico, però legandolo al programma nutrizionale alla mente? Quante persone ci hanno chiesto esercizi per la memoria, esercizi per l'attenzione? Quante persone ci hanno chiesto anche esercizi per la canalizzazione delle emozioni, quindi non solo per il mio per la mia figura professionale, ma è stato molto utile anche per tutto il team di brain Care: quindi anche per gli psicologi, psicoterapeuti, personal trainer e quant'altro. Quindi sì, è stato oh. molto utile ed è tutto una utile. Senti, Anni, io ti volevo chiedere un'altra cosa, ultimo argomento, poi ti lasciamo andare. Um, in questa tua carriera, quanto è stato importante per te la formazione, cioè andarsi a prendere le informazioni da chi ha già fatto queste cose, le sa già fare? Uh, e quanto è stato importante invece eh, fare errori, imparare da sola, eh, eccetera. Quante, il bilanciamento di queste due cose, quanto è importante anche oggi per te continuare a formarsi, informarsi, perché ti dico, eh, è una cosa che vedo mh, per me c'è sempre carenza. Negli imprenditori tanti mi dicono no, ma il corso costa troppo, formarsi costa, eh, sono tutte, poi c'è cioè anche difficile capire quali sono i corsi giusti. Eh, però c'è un po' di sfiducia forse in questo ambito qua invece secondo me è importante volevo sentire la tua ma io uh, ritengo che siano entrambi importanti nel senso che è importante sì fare degli errori purché degli errori si impari ok però è importante anche velocizzare i tempi perché altrimenti continuiamo a fare errori e perdiamo tempo denaro e quant'altro quindi è importante eh, quando si chiede la consulenza, per chi chiede la consulenza a te o chiede la consulenza a noi, anche noi abbiamo tantissimi corsi online che possono fare le persone. Eh, eh, la consulenza va, a, eh, si chiede la consulenza al fornitore, ok, che può essere appunto la tua azienda, la nostra azienda. È importante che chi chiede la consulenza guidi il fornitore. Quindi ci deve essere una collaborazione continua, una, proprio una relazione di partnership. Mm. <ride> Quindi. Eh, il corso che ti vendiamo può essere anche eh, reso più specialistico per te. Ti faccio un esempio, noi abbiamo un corso che si chiama Memoria Senza Età, okay? che è online. Eh, questo corso è molto interessante perché noi possiamo, lo trovi dentro Brain Academy se vuoi andarlo a cercare, se lo trovi, okay? eh, oppure lo trovi anche in Mente Giovane. Bene, eh, questo corso è... Ehm, un corso dove la persona intanto fa la base, okay, si prepara. Poi eh, abbiamo delle sedute di coach individuale per allenare la memoria specifiche dopo che hai fatto il primo corso. Quindi questo è perfetto, capito? Quindi questo sarebbe e proprio l'ideale. Infatti e, il, il corso io... magari in sé eh, deve essere generalista, no? perché deve toccare la mente. Esatto, esatto. anche delle consulenze se hai seguito. La cosa cambia, infatti, anche per noi. Esatto, questa... cioè secondo me i corsi vanno sempre. I corsi per tutti, bravo, proprio questo. I corsi per tutti vanno uh, c'è cioè una prima base di sgrezzare, per sgrezzare le competenze, eh. conoscere intanto le cose base che servono e poi, dopo ti facciamo venire delle curiosità. Delle domande specifiche tipo quell'esercizio che ho fatto generico per tutti, però è quello che mi eh, che vede la mia debolezza e quindi quello vorrei approfondire, vorrei andare più nello specifico di quell'argomento. E quindi da lì nascono poi le consulenze individuali. E questo penso che per qualsiasi corso sia così, in qualsiasi campo, non solo nelle nel neuroscienze, ecco, quindi anche infatti, nel tuo. Sì, 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 anche, anche da noi, infatti, abbiamo visto una netta differenza tra il dare il corso e poi arrangiati al. Ok, prendi il corso, inizia a farlo e poi seguiamo un percorso insieme, perché esatto. banalmente non guardano poi il corso, cioè tanti spendono anche migliaia di euro per un corso e non lo guardano, quindi compri i libri, e hai poi... di... poi... eh, la montagna di libri e non li leggi mai, no? Però l'ho comprato il libro. No, oh, l'ho preso, ho <ride> fatto il mio, no, è vero, sì, esatto, sì. non è così, anche a me capita, sì. è capitato di prendere dei sì. corsi. I miei pazienti, guardate, invece bisogna insomma esatto. prendere un impegno, andare in fondo. E poi il corso va metabolizzato come il libro, cioè devo prendere ciò che di quel corso mi serve o di quel libro mi serve quell'argomento. Non può darsi che non sia tutto. No, no, no. Eh, quindi va digerito, ecco, il corso e, e i libri vanno digeriti eh, ed è quel, in quel modo il corso e il libro diventano tuoi. Esatto, infatti. Uh, io dico sempre: ci sono dei libri che vanno assaggiati, dei libri che vanno masticati e dei libri che vanno digeriti, cioè, di, non, non, non tutti i libri sono uguali. Io ho dei libri che ho riletto tre volte, magari, esatto. altri che ho dato veloce. Sicuro sono da digerire proprio: eh? tutti e due <ride> esatto. Intanto mi apro qui il, il, nel tuo sito, l'area formazione vi faccio vedere qualcosa. Vuoi fare eh, qualche call to action finale? Come si osa dire? Da qualche parte che noi conosciamo, qualche allora, consiglio sì. finale <ride> esatto. eh, per chi è in ascolto sul tuo ambito sì. o quello che vuoi. Allora, Call to Action per quanto riguarda le persone che vogliono investire nell'ambito del digitale o nell'ambito delle neuroscienze e del loro cervello. Beh, io direi che hai competenze per entrambi, quindi <ride> puoi fare entrambe le cose. Qualcosa dimmi sicuramente nel tuo ambito, perché… Beh, allora io direi di cominciare col digitale, poi passo al certi, mio ambito, così vi, vi saluto con il Ma visto che te la cavi, beh, qualche consiglio l'hai già dato, però se vuoi dire qualcos'altro, se sì. c'è qualcos'altro che non abbiamo allora, detto… Sì, secondo me la cosa fondamentale che noi dobbiamo oh, così condividere è in che cosa sono bravo, qual è la mia specificità… Eh, in che cosa eccello e questo posso per quel poco che si può attraverso i social, attraverso il fatto che gli altri non è che capiscono tutto di quello che io faccio perché sono uno specialista del settore, lo dono. Ecco, questo uh, mettiamo giù le tre cose fondamentali che sono specifiche di me come professionista, come imprenditore e le regalo, ok? Le condivido. Uh, questo è il suggerimento che do. Uh, cominciamo a fare questo per gli imprenditori, per i professionisti, no, avvocati, anche coloro che comunque hanno bisogno di lavorare online e hanno vo voglia di scoprire questa forma comunicativa nuova. Per quanto riguarda le neuroscienze, la call to action è eh, riscopri il tesoro del tuo cervello e sappi che la tua mente la puoi guidare. Quindi Drive Your Mind è uno dei payoff di Brain Care. Puoi veramente guidare la tua mente, non è la tua mente che guida te stesso, quindi guida la tua mente mettiti tu a, a decidere dove vuoi far andare la tua mente e scoprirai delle cose incredibili perché la potenzialità della nostra mente è, eh, non dico infinita, ma veramente è eh, enorme e soprattutto con l'età, quindi con gli anni che passano e con l'età, si scoprono aspetti della nostra mente che pensavamo di non avere in realtà eh, un aspetto interessante è che io non dico mai che noi invecchiamo, ma noi ci evolviamo. Bellissimo, bellissimo. no, è interessantissimo. E condividi questa cosa che i nostri risultati dipendono dalle nostre azioni, le nostre azioni dipendono dai nostri pensieri, i nostri pensieri dipendono da quello che mettiamo dentro alla mente. Quindi ah, dobbiamo fare attenzione prima di tutto a quello che ci buttiamo dentro. Eh? Esatto. Cosa. quelle che sono le informazioni che andiamo a prendere, se smettiamo delle informazioni sbagliate. Eh, sono fake news e ci basiamo su questo eh, e poi soprattutto dai valori quindi prima le informazioni che prendiamo dal mondo circostante e i valori che ci devono guidare continuamente Fantastico Anna, io ho messo qui sotto dei link per chi ti vuole contattare, quindi ci sono i siti annacantagallo.com, li cito perché poi andremo anche in podcast, quindi eh, queste interviste magari eh, non, non sono viste come video, eh, braincare.it e mentegiovane.it, questi sono un po' i siti, su Facebook vedo la pagina Braincare e Mente Giovane, le trovate tranquillamente in Facebook e su LinkedIn vedo il profilo, potete seguire Anna Cantagallo. Eh, che, che ha 20.000 follower praticamente per adesso magari quando ascolterete questo video saranno di più però lo riconoscete insomma voglio dire <ride> ok questi sono un po' i riferimenti e io direi che siamo contenti così ci è piaciuto andrei avanti però non ti voglio portare via troppo avevo vi promesso mezz'ora e, e quindi la teniamo così casomai poi ci risentiremo va bene sì, Anna? Io... Ti ringrazio Luca, ringrazio tutti voi e per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, curiosità e voglia di crescere, noi ci siamo. Grandissimi. Potete contattare Anna e se volete fare domande potete farle tranquillamente anche sotto questo video, anche dopo che è finito. Se riguarda le neuroscienze io non risponderò ma girerò la domanda ad Anna che <ride> mi risponderà e ehm, vi riporteremo la risposta, potrà magari rispondere anche sotto questo video oppure insomma vi metteremo in contatto. Quindi mi sembra un'ottima opportunità. Spero di avervi fatto scoprire un nuovo mondo e eh, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao, grazie. Anna.